O Samurai Sama, Kuyomi e Yokoso, benvenuti a Kuyomi, miei leali samurai. Io sono come sempre Alessandro e questo è Kuyomi, il canale dedicato al Giappone. Il video di oggi nasce in relazione alla notizia di qualche tempo fa in merito alla scarcerazione dell'attivista di estrema sinistra Shigenobu Fusaku. Forse l'avete anche sentito in TV, dato che è andato anche nei telegiornali nazionali. Lei è la cofondatrice dell'Armata Rossa giapponese, macchiatasi di crimini di terrorismo in Giappone e in tutto il mondo. Quando si pensa alla politica giapponese odierna e alle sue correnti interne, si immagina una condizione generale abbastanza stabile, soprattutto priva di forti scosse o di un dibattito politico particolarmente acceso. La politica giapponese recente ci ha abituato a vedere al potere il Partito Liberal Democratico, che si chiama Zimintō, dalla fine degli anni 60 ad oggi quasi senza nessuna interruzione. Questa stabilità è figlia di diversi fattori sociali, ma quel che sorprende oggi è il forte disinteresse dei giapponesi per la politica, in particolar modo dei giovani. Il Giappone però non è sempre stato così apatico verso il mondo della stanza dei bottoni, per capirci, e negli anni 60 e 70 ci furono al contrario dei periodi di intenso fervore politico, in particolare e proprio da parte dei giovani. Liberi finalmente di esprimersi e organizzarsi in movimenti dopo gli anni dell'imperialismo prebellico. Ma tra le forme di protesta e gli innumerevoli movimenti politici nati nel Giappone di quegli anni si ricorda ancora oggi l'Armata Rossa e Shigenobu, appunto. Il gruppo scelse la lotta armata e il terrorismo per portare avanti idee e progetti di rivoluzioni che avrebbero dovuto cambiare il corso della storia, ma che in vero stravolsero la vita delle vittime dei loro attentati. Ma per comprendere bene come si arrivò a queste scelte estreme, bisogna fare un passo indietro, come sempre, e comprendere le origini, conoscere la nascita del movimento di sinistra radicale del Giappone, in qualche modo, magari facendo una piccola forzatura, paragonabile alle nostre Brigate Rosse. Ma prima di tutto, come sempre, mandiamo la sigla. Miei cari samurai, dovete sapere che la sconfitta del Giappone imperialista della Seconda Guerra Mondiale portò a una seconda rivoluzione sociale. La prima, possiamo dire, che era già avvenuta con la Restaurazione Meiji, con grandi cambiamenti, ma quest'altra stravolse nuovamente i giapponesi e la società politica, infatti, classi sociali, idealismi e certezze di un popolo cambiarono, lasciando un forte senso di ineguatezza e instabilità nell'animo di buona parte di tutte le persone. A tal proposito, lo stesso Osamu Dazai ben spiega la decadenza e l'incertezza di una parte della società del tempo. In caso vi invito a recuperare almeno il video che ho fatto qua sul canale, che trovate qui, in cui appunto vi parlo un po' di questo scrittore tormentato. Si dice però che dopo ogni tempesta arrivi il sereno, e così è stato anche per la situazione del Giappone post-bellico, che finalmente si ristabilizzò. Infatti, sotto la guida iniziale del generale MacArthur, il Giappone fu instradato verso un orizzonte democratico, scevro di imperialismi, fanatismi, origine divina magari dell'imperatore, senza un esercito che possa prendere parte a conflitti armati, cosa che è ancora oggi ed è tanta fonte di dibattito, e quindi la situazione più democratica in generale rispetto a quella precedente pre-bellica. Il Giappone degli anni 50 vide lo sviluppo anche delle sue infrastrutture interne in molteplici ambiti. Tra questi, personalmente ritengo fondamentale quello dell'istruzione, non più appannaggio della sola classe elitaria, ma accessibile anche al ceto medio e non solo. Che c'entra tutto questo con l'Armata Rossa? Datemi un po' di tempo e ci arriviamo, perché la rinascita del Giappone passò attraverso la crescita economica e quella intellettuale, rimanendo però sotto l'indiretto controllo dell'Occidente e dei suoi valori capitalistici, ovvero dell'America. La crescente formazione di un popolo più colto e indipendente si tradusse nella nascita di innumerevoli movimenti studenteschi, con giovani vogliosi di cambiare il Giappone e far sentire la propria voce. Proprio nel 1948 nacque il Zengakuren, che potremmo dire che è la federazione dell'autogoverno studentesco, chiamandola in qualche modo in questo modo, che negli anni fu protagonista di numerose proteste, da quella per esempio contro la gestione delle basi
americane nel suo nipponico a quelle, per esempio, contro la guerra di Corea. Il sistema occidentale, che aveva portato a tanta libertà fino a quel momento, divenne paradossalmente proprio il cappio intorno al collo di coloro che perseguivano ideali comunisti in un paese che era ed è chiaramente schierato con l'Occidente durante gli anni della Guerra Fredda. Gli scontri tra le fazioni più estremiste e la polizia si fecero sempre più frequenti. Famosa fu quella del 22 giugno del 1966 contro la costruzione, per esempio, dell'aeroporto di Narita, quindi a Tokyo, quasi sempre con protagonisti fazioni di estrema sinistra. E fu proprio la sinistra giapponese, i miei samurai, tanto in ascesa negli anni 50 e 60, che si vide però costretta a scegliere una via più democratica e allontanare quelle frange radicali propense alla rivoluzione ad ogni costo. Ormai la società giapponese la ricollegava infatti ai disordini, alle continue dimostrazioni e ai recenti scontri. È il 1969 quando, in un incontro della Lega Comunista, nata da una costola della Zengakuren, avviene la scissione tra moderati e radicali. Il contrasto nacque proprio in merito ai metodi da utilizzare per il futuro della sinistra. Il gruppo dell'est del Giappone era disponibile a dialogare e cercare un compromesso, mentre la frangia ovest, quindi di Osaka e Kyoto, era più incline alla rivoluzione rossa ad ogni costo, per capirci, anche mediante le armi. Il gruppo quindi si scinse e nacque la Sekigun-ha, ovvero la fazione dell'Armata Rossa, con a capo Shiomi Takai. Gli anni che seguirono la sua nascita furono costellati di scontri con la polizia e persino un tentato assalto alla residenza del primo ministro del tempo, che si chiamava Sato. La polizia giapponese si era anche organizzata già da qualche tempo, comunque, con le squadre Kidotai per combattere gli scontri e prevenire le sommosse. Erano delle squadre addestrate proprio alle dimostrazioni e a questi eventi. Gli anni successivi furono così arrestati lo stesso Shiomi e il suo vice, che dalla prigione cercarono di mantenere le redini di un'organizzazione diventata ormai clandestina. Cominciarono intanto le attività criminose, con rapine, robberie varie, che avevano il fine di acquistare le materie prime per i futuri attentati, andando anche contro il volere dello stesso Shiomi, contrario a rapinare le persone comuni, gesti che il leader considerava assolutamente antirivoluzionari. Interrompo comunque un attimo la narrazione di questo video per ricordare ai nuovi samurai che vedono appunto questa nuova puntata di lasciare un mi piace al video, iscrivervi al canale e seguire Kuyomi nei vari social. Questo a voi costa veramente un secondo mettere pausa e lasciare il mi piace, ma per il canale è un supporto veramente fondamentale. Grazie. Il primo attentato dell'armata è conosciuto in Giappone con il nome di Yodogo Hijack Chicken, in riferimento alla tratta aerea Tokyo-Fukuoka che viene detta Yodogo. Hijack è dall'inglese hijack, quindi hijack col katakana, e Chicken è appunto incidente. Le vicende che riguardarono questo attentato necessiterebbero veramente di un video a sé stante. È comunque importante, a mio parere, accennarle come vicende cardine della storia del Giappone recente e dell'Armata Rossa. Il dirottamento dell'aereo avvenne il 31 marzo 1970 con l'obiettivo di dare eco mediatico al movimento radicale giapponese. Il gruppo dei dirottatori obbligarono l'aereo a puntare alla Corea del Nord, portando con sé 129 ostaggi tra passeggeri, piloti e membri dell'equipaggio. Il dirottamento dello Yodogo fu il primo nella storia del Giappone e le sue vicende sono ancora oggi ben ricordate dai giapponesi. Tutti gli eventi furono un mix di minacce a base di katane, bombe, atterraggi alternativi in Corea del Sud, scambi di passeggeri con la loro ministro dei trasporti Yamamura Shinjiro, atterraggio finale poi in Corea del Nord e tanto di scomparsa di parte dei criminali. Veramente una sceneggiatura degna di una pellicola hollywoodiana. Il polverone alzato dalla vicenda portò a conoscenza del mondo l'intera armata. Al contempo vide anche la comparsa di Tamiya Takamaru, uno dei dirottatori che nel mentre aveva preso le redini dell'organizzazione dopo l'incarcerazione di Shiomi. Buona parte dei criminali infatti rimasero bloccati poi in Corea del Nord sotto la rieducazione di quel di Pyongyang. Alcuni sembrano che siano poi morti, mentre altri vivono ancora là, da quel poco comunque che è trapelato. Tamiya Takamaru non era soltanto comunque il capo dell'armata, ma anche il compagno di una giovane terrorista, tale Shigenobu Fusako.
ma di lei comunque parleremo in un'altra occasione. Il movimento rimase a questo punto senza una guida stabile e sotto la costante pressione del controllo della polizia giapponese. La condizione lo portò a unirsi a un altro gruppo estremo con a capo tale Nagata Hiroko per formare l'unità dell'Armata Rossa, ovvero la Rengo Sekigun, sotto la guida di Morizuneo. È il 1971 e il gruppo conta 29 uomini. In meno di un anno sarebbero diventati appena 14. E la diminuzione del numero dei membri non fu dovuta a morti accidentali o magari durante degli scontri o dalla cattura della polizia. Quello da quale sarebbero andati incontro alcuni di loro fu scioccante e barbaro. Il termine poi usato dallo stesso leader fu Haiboku Shi, ovvero morte per disfattismo. Questo si riferisce alle conseguenze del durissimo addestramento al quale si sottoposero i membri del gruppo nascosto tra le montagne di Gunma. I leader dell'Armata Rossa Unita incoraggiarono i loro membri a eseguire la cosiddetta autocritica, ma non quella pratica che conosciamo anche oggi, con l'accezione quindi più moderna dove si giudica da sé il proprio operato. No, ma quella di stampo marxista e leninista, dalla cui comunque deriva, ovvero i membri dovevano criticare se stessi e il proprio operato all'interno del gruppo al fine di comprendere se fossero realmente dei rivoluzionari. Il risultato fu una vera e propria epurazione, con sessioni che si trasformarono in veri e propri linciaggi. La polizia che poi trovò il nascondiglio montano si trovò di fronte a corpi legati a pali all'aperto, esposti alle gelide intemperie e altri corpi picchiati a morte. Tra il 31 dicembre e il 12 febbraio furono uccisi ben 12 membri e solo due riuscirono a fuggire, poi catturati comunque dalle forze dell'ordine giapponese. Le forze speciali insieme con la polizia riuscirono ad assaltare il nascondiglio e catturare lo stesso Morizuneo e Nagata e buona parte del gruppo. L'unità dell'Armata Rossa non era però ancora abbattuta. Riuscirono infatti a fuggire da quel nascondiglio 5 membri armati di fucili e mitragliatrici e si rifugiarono in un vicino edificio privilegiare, dando origine al famoso incidente Asama Sanso. L'Asama Sanso, letteralmente rifugio pure villa montana Asama, era una struttura a tre piani in muratura e legno che si trovava vicino a Karuizawa nella prefettura di Nagano. Il termine Asama si riferiva infatti all'omonimo monte della zona. I 5 fuggitivi dell'armata erano Kunio Bando, Masakuni Yoshino, Hiroshi Sawaguchi, Kato e suo fratello, tutti tra i 16 e i 25 anni, giovanissimi. Arrivati all'edificio il 19 febbraio del 1972, presero in ostaggio Yasuko Muta, moglie del custode della struttura, che in quel momento casualmente era vuota, eccetto appunto la donna. I 5 terroristi si barricarono all'ultimo piano della struttura, che era infatti leggermente più grande degli altri piani, facilitati anche dalla struttura labirintica dell'edificio stesso. Utilizzarono ogni cosa possibile per coprire finestre e porte in attesa di un piano di fuga. Erano da soli, armati però fino ai denti contro centinaia però di poliziotti, ma con un ostaggio tra le mani. Una lotta che sarebbe durata per ben 10 giorni. Per le prime 72 ore comunque la polizia circondò soltanto la struttura attendendo invano una resa dei 5. Proseguì quindi interrompendo l'erogazione dell'energia elettrica all'edificio e ponendo degli altoparlanti da quali i genitori dei giovani terroristi imploravano i loro figli a rendersi, ma fu tutto vano. Il 25 febbraio le unità speciali della polizia prepararono una gru con la pala da demolizione vicino alla Sama Sanso e si prepararono all'assalto. I giorni seguenti bombardarono di pietra l'edificio giorno e notte in modo da tenere svegli i 5 terroristi e indurli alla resa, ma neanche gli ultimatum del 27 febbraio ebbero esito positivo. La palla demolitrice distrusse un muro dell'edificio e la polizia poté così conquistare i primi 2 piani. La resistenza dei 5 però fu veramente strenua e arrivare a superare le barricate alla loro posta non fu semplice per la polizia. Negli scontri morirono 2 poliziotti e 15 rimasero feriti. Morì anche un civile che si era
poco intelligentemente infiltrato di nascosto, colpito da una pallottola. Solo con il calare della sera, dopo ben 280 ore di assedio, la polizia riuscì finalmente a catturare prima Cuneo Bando e poi il resto dei delinquenti, salvando anche la donna incolume. Quest'ultima comunque dichiarerà che non fu mai trattata male. Addirittura uno dei terroristi gli aveva dato un omamori dicendo che l'avrebbe protetta. Ricordiamoci sempre, miei somerai, che erano dei ragazzi, per quanto indottrinati e ben addestrati, erano comunque sempre dei ragazzini, dai 16 ai 24 anni. Le ultime 10 ore furono seguite dall'intero Giappone con una maratona televisiva senza precedenti, fatta dall'emittente nazionale, l'NHK o NHK. La diretta raggiunse l'89% di ascolti e le vicende scossero profondamente tutto il paese. Non c'è veramente nessun giapponese che è vissuto in quel periodo non ricordi questi fatti. L'Armata Rossa ne uscì distrutta, senza più leader, senza spinta rivoluzionaria e senza neanche il minimo appoggio dell'estrema sinistra giapponese. Nagata, Mori e Sakaguchi furono tutti condannati a morte. Mori si suicidò in cella appena un anno dopo. Nagata morì nel 2011 di tumore al cervello, quindi molti anni dopo, e Sakaguchi è ancora oggi in attesa di esecuzione. Yoshino invece fu condannato all'ergastolo e ancora oggi è in carcere. Bando fu invece soggetto di scambio nel 1975 con l'Armata Rossa sempre, nell'attentato in Kuala Lumpur, in Malesia. Ma questa è veramente tutt'altra incredibile storia. Intanto nel 2008 l'incidente di Osama Sanso fu finanche raccontato in Occidente con un docufilm intitolato United Red Army, che se volete metto in descrizione il link per comprarlo su Amazon. L'unità dell'Armata Rossa e la sua spinta di rivoluzione si esaurirono in Giappone, lasciando una scia di orrore nella società giapponese e al contempo però di disinteresse dei più giovani nella politica. Un'apatia che il Giappone vive ancora oggi. Stessa cosa però non si può dire dell'Armata Rossa e di Shigenobu Fusako all'estero, protagonisti infatti insieme di eventi che sconvolsero il mondo intero. Ma questa storia la racconterò sicuramente in un altro video dedicato. Miei cari samurai, il video giunge a conclusione. Conoscevate già questo movimento di estrema sinistra giapponese? In caso scrivete la vostra opinione come sempre tra i commenti. Non mi resta altro che ringraziarvi per essere rimasti in mia compagnia fino adesso e ci rivediamo, se vorrete, al prossimo video. Matane!